Bing Bong Jenny, eccomi. Buongiorno. Vorrei ringraziare la IBC e i miei colleghi del progetto e tutti coloro che sono qui. Grazie per esservi alzati così presto stamani. Vorrei davvero condividere con voi quello che sta succedendo a Dublino. Il nostro paese è piccolo. Abbiamo una popolazione nella città di circa 2 milioni di persone, ma il museo per cui lavoro è, diciamo, un museo tradizionale. E quando si tratta di tradizione e creatività, è un mix ovvio quando si parla di tradizione e nuove idee e nuova creatività. Beh, questo è un po' più una sfida, soprattutto per un museo che, diciamo, che si trova bene nel suo spazio tradizionale. E ecco perché Creative Museum è stato di grande ispirazione per noi, perché ci ha permesso di esplorare uno spazio fuori dagli spazi conosciuti e lavorare quindi con la comunità dei maker, che di solito tende a essere un po' nascosta, un po' underground. Ho una presentazione in PowerPoint, ecco. Scusate, non sono il tecnico, ma forse posso dare una mano. Ecco. Ecco, questo è come appare la nostra galleria. È molto buia, vedete, misteriosa. La collezione è basata ovviamente sulla carta, perché noi collezioniamo appunto manoscritti, libri, e non so se qualcuno di voi è mai stato alla nostra biblioteca, nella nostra library. Sì, ce ne sono diversi, bene, quindi potete dire alle persone accanto a voi quello che avete visto, mi fa molto piacere. È un museo piuttosto unico, direi, perché ospita una collezione di libri rarissimi dall'Asia, dall'Europa. E non ci sono altri musei in Irlanda che hanno una collezione tale a livello storico. E come potete vedere, la galleria è piuttosto tradizionale, come potete appunto vedere dalla slide. Ci sono degli elementi molto belli, molto interessanti. Io vorrei far sì che voi siate un po' gli hacker della nostra collezione. Questa è una cosa un po' spaventosa, un po' nuova, perché ovviamente vedete che sono tutti nascosti dietro a queste lastre di vetro, e vorrei incoraggiarvi a capire cosa vuol dire questo fare gli hacker, questo andare oltre. E l'abbiamo già fatto per diversi musei, ma con il Creative Museum possiamo esplorare, sperimentare cose nuove. Quindi, ad esempio, l'abbiamo fatto con questo manoscritto giapponese. Quando abbiamo organizzato l'evento a Dublino per il Creative Museum, abbiamo organizzato un dibattito pubblico e le persone si sono riunite nella nostra biblioteca, una cosa che non era mai successa prima. Abbiamo iniziato ad andare oltre la biblioteca, ci siamo chiesti come possiamo avvicinarci ad esempio alla Galleria di Scienza, e queste persone riuscivano ad attrarre ragazzi molto giovani, noi non riuscivamo, quindi abbiamo iniziato a parlare con le persone della comunità, soprattutto attraverso la comunità scientifica. Abbiamo avviato una partnership con loro, in particolare con un festival di scienza, e abbiamo chiesto: potete essere partner del progetto? Loro si sono presentati e hanno detto: sì, vogliamo lavorare con voi, vi conosciamo, conosciamo Cap Science e vorremmo sapere quello che avete da dirci. E vogliamo creare questo dibattito pubblico nel nostro spazio. Quindi hanno iniziato ad essere i nostri mentori, ed è stato molto utile. Abbiamo utilizzato anche Eventbrite, che non avevamo mai fatto prima. Magari può sembrare strano ad alcuni di voi, ma abbiamo utilizzato questo sistema online, ma non avevamo mai utilizzato Eventbrite prima. Ed è uno strumento molto utile.
Abbiamo anche portato il nostro museo in un'altra location. E questo può sembrare strano, ma è stato un passo molto importante per noi, cioè andare fuori e andare oltre il concetto del museo tradizionale. Abbiamo anche invitato i maker e gli operatori museali ad incontrarsi e abbiamo anche documentato questo evento. Quindi vi vorrei far vedere un video per mostrarvi com'era questo evento, perché è importante proprio vederlo. E possiamo abbassare le luci, per favore. The film, yeah. Okay. We are here tonight to discuss about how museums, professionals and makers can work. Siamo qui per capire come possiamo lavorare insieme attraverso il Creative Museum, un progetto triennale il cui obiettivo è ricercare le pratiche creative e avviare collaborazioni con i maker. Si tratta quindi di mettere insieme persone che hanno background molto diversi e la cosa bella di questa conversazione è che noi facciamo lavori diversi. E più lavoro con organizzazioni come queste, con le persone, vedo che ci sono diverse questioni a cui non avevo mai pensato prima e mi rendo conto che la creatività è ovunque. Si tratta quindi di presentare le collezioni nelle gallerie in modo nuovo, invitare un nuovo pubblico e far capire qual è il punto vero essenziale. Abbiamo avviato questa discussione e chiedendoci qual è il nostro sogno, cosa vorremmo fare nei nostri musei. Beh, le persone erano davvero molto creative, avevano tanta immaginazione. Gli operatori museali e i maker davvero lavorano insieme, possono davvero collaborare insieme. E si può fare attraverso una miglior comunicazione, cioè comunicando in maniera più efficace ciò che stiamo facendo. E lavorare con un museo, beh, è una cosa a cui non l'avevo mai pensato prima, però mi sono avvicinata a questa galleria e devo dire che lo staff museale e i maker hanno qualcosa in comune. Siamo entusiasti entrambi dei nostri dettagli, lavoriamo proprio nel dettaglio, ecco perché è stata una grandissima esperienza. Si tratta quindi di accettare da parte delle istituzioni ovviamente questa cosa piuttosto innovativa. E credo che una delle cose più importanti sia la presenza fisica dei musei, lo spazio, una presenza fisica, ma anche una presenza a livello di reputazione. E il posto più importante in un museo può essere ad esempio un piccolo angolo in cui i bambini possono giocare con i Lego e ispirare la loro creatività. La comunità dei maker è, diciamo, unita dalla filosofia che riguarda appunto la loro stessa comunità. Si tratta quindi di sperimentare nuove idee e non solo a livello di musei e gallerie, ma ovunque, laddove ci sia qualcuno che possa beneficiare di questo approccio. E tutti coloro che hanno preso parte a questo evento avevano qualcosa da dire. C'è stata una varietà davvero di nuove proposte e idee incredibile. Quando si crea qualcosa, non si tratta soltanto di apprendere, ma anche cooperare in un processo e iniziare a pensare al museo in maniera diversa. Abbiamo cercato di mettere insieme quindi la psicologia, la filosofia, la comunità dei maker e tanti elementi diversi. Ed è stato molto interessante che le idee che sono emerse sono le più diverse.
E se abbiamo ad esempio una stampante in un museo e possiamo davvero stampare ciò che abbiamo immaginato e progettato, si tratta di creare davvero in maniera pratica qualcosa che avevamo prima nella nostra immaginazione. Questo è un esempio. È un artista di nuovi media, come potete vedere abbiamo stampato questo esempio, e questo può essere di ispirazione per altri, per la creazione di nuovi oggetti. Il progetto ha cercato proprio di far confluire questi elementi insieme, e ciò che vorrei che le persone si portassero a casa è l'ispirazione, essere ispirati, parlare ad altri maker, parlare di quello che stiamo facendo, quindi conoscerci tra di noi, spiegare le nostre competenze, il nostro lavoro, quali sono i nostri obiettivi e ciò che vogliamo. Questo è importante. È bellissimo essere qui e far parte del progetto. Credo che sia un'area in cui ci sia ancora molto da fare, e credo che condividere le nuove buone pratiche sia fondamentale. Creare nuovi progetti, nuovi modi di pensare, e la nuova definizione proprio di ciò che possa essere un maker e ciò che può essere un operatore museale. So if I could... Possiamo riaccendere le luci, grazie. Solo per darvi un'idea, questa era la prima volta che siamo andati in una galleria di scienza, ed è stata proprio la prima volta. Ecco cosa è successo. E davvero sono ancora sorpresa, perché loro lavorano ad esempio con la European Space Agency. E per me questa è stata una cosa davvero eccitante, incredibile. E i maker hanno detto, beh sì, lo facciamo, e quindi cosa c'è di speciale? Ecco perché sono stata così interessata all'incontro con i maker. Sono così creativi, hanno così tanta immaginazione, che forse delle volte sono però un po' timidi quando devono avvicinarsi a un museo, a una galleria. Non devono per forza approcciarsi al museo. Ecco perché questo dibattito aperto è stata una grande opportunità per far sì che gli operatori museali e i maker potessero incontrarsi e magari collaborare in futuro. Beh, gli irlandesi di solito parlano molto, ma abbiamo capito che spesso da un'altra parte siamo anche un po' timidi, quindi è stato molto importante per noi avere un feedback e incoraggiare le persone a parlare, a collaborare, a scambiare le proprie idee, così che ci si potesse conoscere meglio. E è stato, diciamo così, un'opportunità per avviare, dare un passo in avanti. E ciò che abbiamo visto è che abbiamo scoperto che al momento abbiamo iniziato a incontrare tutti questi maker nella loro comunità, e ci stiamo avvicinando a loro per aiutarci proprio col nostro programma pubblico. E uno dei nostri programmi pubblici è il Creative Lab, appunto il laboratorio creativo. Noi non abbiamo un laboratorio in realtà, ma l'abbiamo creato per i teenager, e ora collaboriamo con animatori, con ingegneri, scienziati, e stiamo ovviamente apportando la nostra parte tradizionale per co-creare, collaborare con loro questo programma. Questo è proprio il punto di inizio per noi, perché vorremmo espandere questo programma anche agli adulti, e stiamo iniziando anche ad includere bambini più piccoli. Quindi da questo dibattito pubblico sono emerse nuove collaborazioni con il Festival della Scienza di giugno. Abbiamo lavorato con Double Maker, un evento che si tiene in estate, che unisce anche le università, e abbiamo creato anche uno spazio hacker. Abbiamo passato 3-4 ore a incontrarli, e hanno mostrato il loro spazio, la loro comunità, come lavorano, e siamo stati davvero ispirati. Abbiamo visto come è la loro attività quotidiana, abbiamo preso tantissimo da loro. E sono davvero affascinata da questo spazio, da questo hacker space, e vorrei condividerlo con voi.
poi sono tornati da noi per avere appunto per farsi una, bersi una tazza di tè con noi e hanno detto vogliamo continuare a lavorare con voi, vogliamo continuare con questo spazio. E poi abbiamo aperto un dibattito perché molto spesso non avevamo risposta da loro perché sono spesso molto occupati. E l'immagine che potete vedere a destra è una collaborazione con dei designer irlandesi e qui era proprio l'anno del design irlandese e siamo riusciti a coinvolgere dei teenager per i workshop estivi e il festival ha co-ospitato anche il nostro evento all'interno del loro festival, con delle dimostrazioni, degli eventi molto interessanti, ecco come potete vedere dalla slide. Quindi si tratta di una collaborazione che sta avvenendo tra noi e la comunità dei maker scientifici. Abbiamo anche un account Twitter, come potete vedere. Io in realtà non l'avevo mai fatto prima, però dopo l'evento di aprile ho iniziato a farlo. E questo è proprio la comunità dei maker, come potete vedere. È un ottimo modo per uscire dal nostro ristretto spazio e andare verso gli hacker. E ovviamente abbiamo cercato di valorizzare la nostra biblioteca e questo è stato un passo importante. Ovviamente ci vorrà tempo, sarà una cosa lenta, ma credo che ci siano state un po' di resistenze da parte di certi musei perché ci sono state delle esperienze negative in passato, ma come dicevamo ieri abbiamo iniziato a farci vedere così ai festival e dire ciao Jeffrey, sono io, e mi dicevano beh vai via, stai disturbando, e magari mi facevo rivedere da qualche altra parte e poi alla fine ho iniziato a sorridere e piano piano vedo che le persone stanno iniziando a riconoscermi, quindi si tratta di costruire relazioni sul lungo termine, ci vuole tempo, all'inizio non funziona, ma questo è un elemento sociale fondamentale e è fondamentale sia per i me che per gli operatori museali. Ora vorrei farvi vedere un piccolo video di un paio di minuti. E noi siamo proprio la base di questo dibattito e vorremmo documentare ciò che è emerso da questa collaborazione, fa parte di un case study e vi darò alcuni esempi diversi di questa partnership, di queste pratiche. Lo faremo in due parti. La co-creazione culturale proprio all'interno della galleria, perché è quello più famoso, più conosciuto in Irlanda. Nelle prossime due settimane lavoreremo con scienziati, artisti proprio su questo progetto. Per me è un mondo completamente nuovo, completamente diverso, perché io provengo da un background più tradizionale, di solito sono più basata su un approccio tradizionale, quindi questa è una cosa completamente nuova, è qualcosa che devo apprendere, non ho paura di dirlo, fa parte del processo di apprendimento. Quindi questo è un brevissimo video che vi vorrei far vedere proprio sulla collaborazione pratica tra artisti, maker, scienziati e gli operatori museali. E potrei chiedervi di abbassare le luci, grazie. For a science gallery, I think co-creation. La co-creazione significa quando il confine fra produttore e consumatore viene a cadere. È una concreta esperienza proficua con pubblici coinvolti ed è che cosa vuol dire co-creazione? La gente pensa di essere coinvolta nella creazione di iniziative, si sente entusiasta e questo non potrebbe essere diversamente. E quindi abbiamo artisti, scienziati, grafici, maker con varie sfide perché i linguaggi utilizzati intorno alle commissioni ovviamente coinvolgono comunità diverse e
con designer che lavorano con maker oppure con artisti visivi, il che è incredibile, è meraviglioso, ma potrebbe essere anche un po' dirompente. Quindi il nostro scopo, il nostro mission di, la nostra mission è di essere come degli animatori, dei facilitatori. Noi siamo dei mediatori fra arte e scienza, come una istituzione e che è un'altra organizzazione che possono collaborare insieme, abbattendo le frontiere fra performer, artisti, scienziati, ingegneri, per arrivare a questo approccio co-creativo, collaborativo. Nella nostra mostra di chimica abbiamo la tabella degli elementi che sono messi in mostra. Non avremmo mai pensato che il calcio sarebbe stato l'elemento di maggiore successo, e quindi abbiamo visto molto interesse intorno a questo tipo di mostra. Alle gallerie e musei possono rivedersi, e quindi creano delle comunità di fan, di supporter, con persone che vogliono che siano delle migliori istituzioni, un po' con una claque di fan, e questo è incredibile, perché si tratta di una comunità molteplice, delle comunità che si sovrappongono, che prendono decisioni per sé e ricostituiscono le proprie reti di relazioni con le istituzioni. Una cosa da dire è che il nostro pubblico avrà un approccio completamente diverso fra scienza e arte, e quindi vediamo, è un po' degli appuntamenti al buio, è un po' come gli anziani che sono coinvolti, per esempio, un po' trascinati con queste esperienze diverse, e quindi queste decisioni sono prese anche un po' da tutti. Abbiamo la possibilità di tenerli coinvolti con la scienza e la cultura, per vedere come la scienza può diventare parte della, integrante della propria vita. E quindi c'è una frontiera che viene a essere abbattuta e non sappiamo quali sono le conseguenze. Questo che ci piace, la parte sperimentale, non definibile come format. Non so che cos'è, ma mi piace, questo che mi piace sentire dalla gente. Have the lights up. Thank you. Posso avere le luci su, grazie. Ecco una anteprima, non è un filmato pubblico ancora, l'abbiamo appena mostrato ieri durante il nostro incontro, e la persona intervistata parla un po' velocemente, è vero, quindi avremmo forse dovuto sottotitolarla non soltanto per il pubblico straniero, ma per il pubblico inglese stesso. E poi forse le scene erano un po' eccessive, anche il sangue ad esempio, quindi scusate se vi abbiamo un po' provocato con la velocità dell'eloquio e anche con le immagini forti, un po' sanguinolente in certi punti, e questo ci mostra un po' l'importanza della collaborazione fra l'arte, la scienza, gli artigiani, gli ingegneri, i tecnici, coinvolgendo tutti nello spazio per vedere come contribuiscono alla realizzazione delle mostre, e in maniera che tutti abbiano la possibilità di far sentire la loro voce. È questo che vogliamo incoraggiare nei musei. Ancora ci sono delle resistenze, ma c'è la possibilità di cominciare a capire che questo è possibile, anche se richiederà tempo. Per prepararci per questo tipo di interviste abbiamo ovviamente consultato Don e non ho preparato io le domande stesse, e adesso la parte 2. Il laboratorio creativo per gli adolescenti, parlando appunto di Fibonacci,
e l'incontro fra artisti e scienziati nel museo stesso. Ecco alcuni di questi team creativi degli adolescenti. I ragazzi non sono generalmente incoraggiati a sperimentare, a mettere le mani in pasta, e questo veramente per me è sgradevole. Dobbiamo invece incoraggiarli. Che cosa possiamo imparare da queste pratiche creative? Promuoviamo la creativa attraverso la sperimentazione e l'innovazione. Non bisogna aver paura di sbagliare, e spero che grazie a questo approccio il nostro progetto potrà proseguire bene in futuro. Questi sono i piani per il futuro. Durante Museum Makers parte 2 continueremo il nostro lavoro. So che sto parlando molto e mi scuso, ma semplicemente per fermarmi, dirvi grazie, grazie per la vostra attenzione. Se avete delle domande, per favore non esitate. Bravissima, ottimo, grazie Jenny. Io avrei già 3 domande. C'è qualcuno dell'Agenzia Spaziale Europea? No? O forse da casa? C'è qualcuno? Dove siete? Non vi vedo. Vabbè, dai, scherzavo. Ho incontrato molti dell'Agenzia Spaziale Europea in un'altra conferenza recente. Ho detto, Dio, questa scienza missilistica è veramente incredibile. Ma qui non parliamo di scienza nucleare o missilistica, ma semplicemente di cose molto più terra-terra. I Maker, anche loro sono operatori, forse ancora più bravi degli astronauti e degli ingegneri nucleari. Fibonacci. Chi non sa che cos'è Fibonacci? Ho visto alcune mani che si sono alzate. È una. Oh, adesso tutti insieme. Cominciamo. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Dai, su, fatevi sentire. Che cosa viene dopo 13? 21, 34.